Iniziamo la nostra giornata alla pompa di benzina. Io devo fare il benzinaio. 3.24, oggi siamo alla Shell, oggi ci sentiamo ricchi, spendiamo più soldi, vai. Quest'oggi abbiamo la macchina a carica, oggi andiamo a vendere in una birreria dove ci saranno 700, tra le 700 e le 1000 persone. Io ho 200 pizze, anche perché uno non ho la capacità per farne, cioè ce l'ho la capacità per farne di più, ma sinceramente non credo che ne farò così tante, soprattutto in 3 ore, e due mica cavo il cazzo di farne comunque così tante in pochissimo tempo, cioè i soldi sì, però tranquilli. Oggi vi faremo vedere questa birreria, vi farò conoscere un ragazzetto che lavora con me. Sono solo perché Sofia è andata a prendere il ragazzo, che in macchina mia c'è il bordello. Mi sono tagliato il capello, fashion, mamma mia, sono proprio bello. Eccoci qua ragazzi con la nostra seconda unità, Steelfire Birreria. Il treno che passa là, qua ragazzi, qua si fanno i miliardi. Qua mi faccio lo stipendio di un italiano in 3 ore. Veramente. Italiano, professore, persona ricca. Ma andiamo a vedere all'interno com'è fatta. Qua abbiamo il mio ragazzetto, Sofia, un'altra ragazzetta. Così. È venuto a piovere, come sempre, tengo le tende. Dentro stanno giocando a bingo. Noi qua le pizze già le abbiamo fatte 50. Noi siamo più veloci che la gente. Guardate tutte le pizze che abbiamo fatto in 10 minuti. Guardate che bello, ragazzi. Che rilassante. Noi stiamo laggiù. Questi sono una birreria che faranno successo, ve lo dico. Questo già stanno aprendo location uno dopo l'altro e io sono la loro pizza number one. Quindi se volete venire a fare pizzaioli con me, vi do il lavoro, vai. Vendita terminata, ragazzi. Andata bene, accompagnato il ragazzo a casa. Sono andato a vedere la cucina, è venuta benissimo. Cioè, deve ancora venire il cribbio, oh mio Dio, l'idraulico, il tizio si chiama idraulico. Comunque, per farvi capire che anche i migliori qua sbagliano, e ve lo faccio vedere domani. Quando abbiamo montato la lavastoviglie, mi sono proprio dimenticato di farci mettere la presa della corrente e lo scarico. Cioè ci ho fatto mettere l'attacco, ma non lo scarico e non la presa di corrente. Perché anche i migliori sbagliano, ok? Quindi non vi preoccupate. Ho già chiamato il costruttore, ho detto prima che metti il soffitto, facciamoci calare 2 cavi in modo tale che, come dire, basta poi fare un buco nel muro e si prendono i cavi. Perché una volta che metti il soffitto poi verrà un po' più complicato. Ragazzi, volevo far vedere questa thank you note. Abbiamo fatto questo matrimonio alla figlia di questa signora. E lei qua praticamente ha scritto che non, è veramente, cioè io non so più leggere nemmeno. Comunque vi voglio ringraziare, voglio ringraziare per essere venuti sabato a fare le pizze, al matrimonio di Nicky e quell'altro. Vi ho fatto anche il video su questo qua. Praticamente questo qua è il video del matrimonio in mezzo alle terre che ci siamo persi. Vi linko il video qua sotto. Comunque no, ci ha ringraziato, ha detto guarda, come dire, non avevate l'acqua, non lo sapevo, vi lascio la review appena abbiamo le foto eccetera. Ma è stato molto molto carino, veramente veramente bello, veramente. Questa è stata una delle... vedete questa qua dove sta? Se la volete... questo nome e cognome, mi raccomando, non fate gli stupidi, eh? Comunque, ecco qua. Bello, veramente ha toccato il cuore.